Allora, per fare il sugo base ci serve il soffritto. Il soffritto, se non avete ancora visto come lo faccio io, sta qui. Cliccate. E avrete le immagini del soffritto, come si prepara, come si cuoce, eccetera. Ok? Per fare questo sugo base abbiamo bisogno appunto del soffritto e del pomodoro. Ok? Il pomodoro lo potete scegliere in salsa di pomodoro, potete scegliere i pezzettoni, i pelati e ve li macinate da soli, i pomodori freschi, come vi pare, insomma. Con i pomodori freschi ci vuole un po' di più. Per la base usiamo la passata qui. Ok, rimettiamo il soffritto sul fuoco. Facciamo riprendere un po' la fiamma. Ah, ecco, per fare questo sugo non è necessario che facciate il soffritto. Cioè, a me piace più col soffritto, però lo potete fare semplicemente con filo d'olio e lo spicchio d'aglio, ok? Ok, il soffritto ha ripreso la cottura e mettiamo la salsa di pomodoro. La mettiamo dentro, gli diamo una bella girata all'interno del soffritto, facciamo amalgamare tutto bene il compostino qui. E poi ci aggiungiamo un mezzo bicchiere d'acqua. Perché il mezzo bicchiere d'acqua? Perché il pomodoro che troviamo nella passata si sì, è cotto, però è un po' acidino, quindi deve cuocere un po' di più. Prendiamo un po' d'acqua e ce la schiaffiamo dentro. Così lo lasciamo cuocere per un bel po'. Stiamo attenti che non si bruci, perciò quando vediamo che inizia a sobbollire, lo abbassiamo un po', perché il pomodoro, come ho detto prima, deve cuocere. E se ce l'abbiamo ci mettiamo sopra un bel coperchio. Il sugo è pronto. Ci ha messo un 10 minuti e un quarto d'ora, insomma, cuoce. A me piace con l'origano, ok? Però voi ci potete mettere il basilico tranquillamente o qualsiasi spezia vi aggrada di più il vostro palato. Io l'origano adesso dove ce l'ho? Questo è il grande problema, ragazzi. Un po' d'origano. Buono, buono, a nonno! Gli diamo una giratina, assaggiatelo con un cucchiaino e sentite se è giusto de sale, ok? Non fate come me che date da mangiare a gente sciapo perché voi mangiate sciapo. Quindi se sapete che mangiate sciapo, mettete un po' più de sale dentro al sugo. Ok?